Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della scheda video AMD Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT da 4 GB. Questa scheda infatti è presente in due modelli, uno da 4 e uno da 8 GB di memoria. Entrambe le versioni sono state ideate e realizzate per il mercato dei videogiochi con risoluzione Full HD, quindi 1920x1080 pixel. La memoria installata su questo PCB è la GDDR6 su entrambe le schede grafiche, con il bus a 128 bit e una velocità dati effettiva a 4 GB per secondo. Ma concentriamoci ora sul modello che tengo in mano, ovvero quella da 4 GB. Come potete vedere, questa scheda video presenta due grandi ventole dal design scuro. La tecnologia è la DualX a 0 decibel, che consente alle ventole di smettere di girare quando la temperatura interna della GPU rimane inferiore ai 60 gradi, acquistando così un'ottima rumorosità. Il PCB è rinforzato da una lastra posteriore in alluminio che aggiunge rigidità strutturale e anche un certo design e bellezza, diciamocelo. Il clock è dinamico a 1717 MHz con un picco di boost fino a 1845 MHz. Il TDP per questa scheda video è di circa 125 W. Presenta un connettore di alimentazione a 8 pin che potete trovare qua sul lato, mentre per quanto riguarda i connettori del display troviamo un ingresso HDMI 2.0b, 3 DisplayPort 1.4 e nessuna DVI. Infine supporta l'interfaccia PCI Express di generazione 4.0, quindi adatta a chi ha un sistema Ryzen. Ma passiamo ora a parlare delle performance, perché questa scheda video riesce ad andare molto bene con Battlefield 5 in Full HD arrivando a 77 frame al secondo, mentre in Ultra HD zoppichiamo fino a 26 frame al secondo. Shadow of the Tomb Raider, l'ultima avventura di Lara Croft, arriva a 59 frame al secondo in Full HD e solamente 17 in Ultra HD. Infine Far Cry New Dawn in Full HD arriva a 82 fps, quindi un buon risultato per l'open world di Ubisoft, e in Ultra 30 fps, probabilmente il gioco ottimizzato meglio. Potete trovare la scheda video AMD Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT da 4 GB su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla pagina Facebook e a seguirci su Instagram. Ciao a tutti e al prossimo video!